si ricorda che questo video è vietato ai cretini. In tal caso vi consigliamo di andare a scartare le caramelle con le chiappe. Oggi vi racconterò la storia di uno dei boss più sanguinari che ci sono stati in Italia, conosciuto in tutto il mondo come il capo dei capi, uno dei boss di mafia che veramente ha fatto danni sia all'interno della struttura della mafia, perciò decimando tutti i vecchi capi, coloro che si erano un pochettino appiattiti sul guadagnare con appalti, costruzioni eccetera, e che ha fatto tantissimi danni anche contro lo Stato, uccidendo tanti magistrati, poliziotti, tutti coloro che indagavano contro di lui, compresi i giornalisti e non solo, e che è arrivato a un punto tale da chiedere un patto Stato-mafia per cessare queste ostilità. Parleremo di Totò Riina, il più feroce boss, detto anche Totò Curto perché era piccoletto, 1,58 m, ma era un concentrato di ferocia e di cattiveria unici. Carriera criminale che vi riassumerò in poche parole, perché altrimenti sennò vi addormentate. Se vi interessa rimanete, se no signori andate a una bella svendita di panettoni, comprateveli tutti e costruiteci un divano fatto di panettoni. Lui è originario di Corleone, questo paese Corleone altisonante, perché ovviamente da lì sono nati personaggi di una caratura criminale incredibile. Nel 1930, subito dopo la guerra mondiale, lui con la famiglia si arrangiavano praticamente a fare i contadini, ma non contadini, sai, coltivano la terra, guardavano il bestiame per gli altri, istruzione bassissima, quasi inesistente, una famiglia che già a 5-6 anni faceva lavorare i figli, qualche soldo lo arrotondavano trovando cose, riparando cose, rivendendo cose, e proprio in virtù di questo la famiglia viene decimata perché voleva raccogliere una bomba inesplosa della seconda guerra mondiale. Muore il padre e il fratello più piccolo, mentre l'altro fratello rimane ferito. Totò Riina già da subito si dimostra un criminale di un certo spessore. La sua prima vera condanna a 19 anni per omicidio. Che facciamo, la prima condanna, un omicidio. Aveva ucciso un suo coetaneo durante una rissa per futili motivi. Viene riarrestato nuovamente nel 1963 dopo che aveva scontato qualche anno di detenzione, cioè dei 12 anni che gli erano stati dati ne aveva scontati 5-6. Poi in qualche modo era uscito. Nel 63 viene trovato con un documento falso, un'arma, e lui tenta di fuggire. A quel punto lo riportano dentro e gli riaccollano gli anni precedenti più quello che gli avevano beccato, 5-6 anni, ed è fuori. Quando esce aveva già trovato un altro tra virgolette amico che poi in futuro lo tradirà, Gaspare Mutolo, ma prima della seconda condanna lui già si era unito al gruppo di Luciano Liggio insieme a Leo Luca Bagarella e a Bernardo Provenzano. Come tutte le cose che nascono in campagna, un pochettino sai, sottotono eccetera, vengono sottovalutate. In realtà ci fu una persona che non li sottovalutò, anzi si stilò un verbale molto dettagliato dove faceva presente di aver visto, trovato un gruppo di giovani estremamente feroci, estremamente pericolosi, che erano pronti a crescere e che non avevano nulla da perdere. Questa persona era il tenente dei carabinieri del comando di Corleone ed era il tenente Carlo Alberto Dalla Chiesa, allora un giovane tenente che poi successivamente diventerà il famoso generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Uno dei punti di svolta, diciamo, di questo gruppo, capeggiato da Luciano Liggio, ma a tutti gli effetti capeggiato da Luciano Liggio insieme a Totò Riina, che era il suo braccio destro, nonché braccio di fuoco, armato, braccio violento, come lo vogliamo chiamare, è nel 1958, quando uccidono il boss di Corleone. Il boss a quel tempo era il dottor Michele Navarra. Perché dottore? Perché era un medico ed era il direttore dell'ospedale. A colpi di mitra praticamente lo uccidono. Togliendosi il boss di Corleone di mezzo, il gruppo tende a crescere sempre di più. Luciano Liggio non era estremamente feroce come lo erano i suoi uomini, ma era un uomo che sapeva intessere rapporti di un certo livello. Prendono in mano tutto il contrabbando nazionale e iniziano a legarsi con l'Andrangheta attraverso Mirko Tripodo, che diventa compare d'anello di Totò Riina, e con la Camorra attraverso i Nuvoletta. Grazie a questo lavoro
loro di Liggio riescono ad avere l'appoggio di due delle organizzazioni più forti in assoluto in Italia a livello criminale, ma hanno bisogno anche della politica. E in quel frangente si fanno rappresentare da Vito Ciancimino, già sindaco di Palermo, che intesse un rapporto con Salvo Lima per collegarsi alla corrente di Andreotti. Perciò stiamo parlando del principale partito del paese, perché la DC e Andreotti era il partito più importante. Da quel momento in poi si crea un contrasto tra i vecchi gruppi mafiosi e questo nuovo gruppo mafioso pronto all'azione, perché i vecchi gruppi mafiosi tenevano un profilo molto basso e lavoravano su quello che erano gli appalti pubblici, specie dopo il terremoto del 68, su quello che era la costruzione, tutto quello che si poteva guadagnare stando nella parte legale, ma essendo illegali, perché poi comunque gli appalti li ottenevano per corruzione, minacce eccetera, ma tutto fatto a basso profilo. I liggiani, i corleonesi, dall'altra parte invece facevano solo casino. Nel 1960 esplode un'autobomba e uccide 7 carabinieri e attira l'attenzione di tutta la nazione nei confronti di quella zona. Ovviamente i corleonesi sono dei personaggi che sanno quando devono sparire, sanno sparire anche bene, perché abituati a vivere in campagna, sulle montagne, si rifugiano ovunque, vivono con poco nascosti e finché non si calmano le acque continuano a stare nascosti. Continuano comunque a lavorare con il contrabbando delle sigarette, usando le società paravento, ma scoprono un business veramente importante che gli darà forza per crescere e per eliminare la concorrenza. Negli anni 70 partono con i sequestri di persona, di cui abbiamo già visto anche altri personaggi, gli stessi sequestri di persona che venivano fatti anche dai marsigliesi, gli stessi sequestri di persona che poi venivano fatti anche dalla banda Magliana, erano un business. Ma la mafia siciliana, i corleonesi in particolare, toccarono personaggi, perché andarono a sequestrare addirittura il figlio di Paul Getty. Si dice che c'erano loro dietro il sequestro di Giovanni Bulgari. Comunque tra i sequestrati ce ne furono tantissimi: Luigi Rossi di Montelera, Saverio Garonzi, Luigi Genghini, Renata Lavagna, tutti nomi che adesso non dico nulla, ma erano tutte persone, figli di industriali, gente facoltosa che generalmente era pronta a pagare pur di avere indietro i propri cari. Durante questo periodo dei sequestri, Gaetano Badalamenti, che al tempo faceva parte del triunvirato che comandava sui gruppi mafiosi insieme a Luciano Liggio, sentenziarono che era il momento di smetterla con questi sequestri, perché attiravano l'attenzione su tutti gli altri affari che la mafia, quella più vecchia, quella più soft, portava avanti in maniera un pochettino più tranquilla. Il gruppo di Luciano Liggio iniziò a comprare immobili, tanti immobili poi destinati a mille usi, alcuni furono regalati, altri furono tenuti in uso, altri furono solo investimenti per riciclare comunque tutti i soldi che avevano raccolto. Ma il grosso cambio di marcia arrivò con l'arresto di Luciano Liggio. Se già Totò Riina in quel momento era un personaggio che stava gestendo, diciamo, o co-gestendo con Luciano Liggio questa corrente mafiosa, nel 74, quando Luciano viene arrestato a Milano, Totò Riina diventa a tutti gli effetti il capo dei corleonesi. A quel punto prende il posto nella commissione al posto di Luciano Liggio. All'interno della commissione capisce benissimo come funziona e inizia il suo attacco dall'interno. Butta giù tutti i boss più importanti, partendo da Stefano Bontade. Successivamente fa fuori Salvatore Inzerillo, che tra l'altro era difficilissimo da uccidere perché girava sempre con un'auto blindata personalizzata che si era fatto fare lui. Dovettero aspettare per diverso tempo finché un giorno, nel tragitto da casa all'auto blindata, riuscirono a sorprenderlo e ucciderlo. A quel punto l'escalation, la prima famosa guerra di mafia, è già iniziata. Chiunque si metteva contro veniva eliminato. Totò Riina riscuoteva successo proprio perché o eri con lui o eri contro di lui. Chi si metteva contro prima o poi veniva eliminato. Se non era oggi era domani, se non era domani era dopodomani. Nel 1978 cade anche il boss di Cristina. Con questo colpo si rafforza ancora di più lo strapotere di Totò Riina. Ma non è anche solo una questione di potere, è una questione di nessuno si voleva mettere contro perché sapevano che questo avrebbe sparato. E se non
non si era pronti a fare una guerra con lui non conveniva. Troppa gente si era messa in mezzo, compresi politici e poliziotti, e lui fa cadere anche quelli. Michele Reina, che era il sottosegretario della DC locale, viene ucciso. Il capo della mobile, Boris Giuliano, viene ucciso, nonostante fosse un rappresentante delle forze dell'ordine tra i più importanti. Il consigliere Cesare Terranova viene ucciso. Il presidente della regione Piersanti Mattarella, anche lui viene ucciso. E non risparmia neanche il capitano dei carabinieri Emanuele Basile e il procuratore della Repubblica Gaetano Costa. Ragazzi, una mattanza. Lui colpiva ovunque. Stato, mafia, innocenti, era indifferente. Chiunque si metteva in mezzo veniva ucciso, e se non riusciva a uccidere quella persona gli sterminava la famiglia. Cioè, capite il grado di ferocia che c'era nell'organizzazione dei Corleonesi. Questo sistema di violenza inaudita, trasversale, continua, coglie impreparati praticamente tutti, dai boss mafiosi alle istituzioni. Non a caso anche le istituzioni rimangono bloccate, perché m'ammazzano il magistrato, m'ammazzano il capo della polizia, m'ammazzano il presidente della regione, eccetera. Tu dici, ma questi che cosa c'hanno in mente? In realtà quello che emerge è che nell'ignoranza di Totò Riina e dei suoi gregari viene fuori la loro idea del noi ammazziamo tutti, ma che ce ne frega. Cioè, loro non hanno studiato, loro non sanno la differenza tra un magistrato e un commissario, per loro sono uomini dello Stato, ci stanno in mezzo, li uccidiamo. Come dicevo, Totò Riina ormai era al punto tale, dopo aver ucciso tante persone, che o eri con lui o eri contro di lui. Nel 1982 il resoconto di questa prima guerra di mafia è di oltre 1000 persone nell'arco di 3 anni, e in questi cade anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che era colui che per primo si era accorto di questi ragazzi e che aveva stilato il verbale quando era tenente dei carabinieri e comandante del gruppo di Corleone. Era stato mandato a Palermo come prefetto perché pensavano che potesse essere l'unico che con il pugno forte avrebbe potuto fermare l'ascesa dei corleonesi, visto che nell'arma aveva ottenuto grandi risultati contro il terrorismo. Dal 1982 decide di mettersi contro questo gruppo di corleonesi, facendo loro le pulci e trovando tanti elementi che potevano incastrarli, in particolare seguendo il flusso di denaro e delle proprietà immobiliari. Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva imboccato la strada giusta. Cosa succede però? Come tutte le persone scomode corleonesi, viene decisa l'eliminazione. La sua eliminazione è un'altra eliminazione estremamente violenta, perché viene ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti e l'agente di scorta. La cosa più grave è che con la morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, la gente inizia veramente a pensare che non ci sarà mai una soluzione contro queste bestie sanguinarie. Non a caso viene appeso un cartello lì dove è morto Carlo Alberto Alla Chiesa con su scritto "Qui è morta la speranza ai palermitani onesti". Ma in realtà Totò Riina non si ferma lì. Cioè, la cosa ancora più grave è che dopo tutta questa scia di morti, dopo aver ucciso personaggi chiave che erano veramente arrivati lì solo per contrastarli, inizia a colpire la famosa scia dei magistrati e inizia a colpire Rocco Chinnici insieme ai giudici Gian Giacomo Ciaccio Montalto e Antonino Saetta, nonché tutti i poliziotti che li seguivano come scorta: Ninni Cassarà, Beppe Montana e Calogero Zucchetto. Con questa ondata di estrema violenza loro continuano a spadroneggiare, tanto da arrivare a un certo punto a voler scendere a patti con lo Stato. Ma prima di questo, il 23 maggio 1992, uccidono anche il giudice Falcone. È un omicidio di una crudeltà enorme, impatto mediatico, io l'ho vissuto praticamente. È stato fatto saltare un pezzo di autostrada con del tritolo. Hanno ucciso il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta. Considerate che era rimasto l'ultimo baluardo antimafia, che era il giudice Borsellino. Ma il 19 luglio 1992 colpiscono anche il giudice
giudice Borsellino, dove addirittura viene ucciso con 5 uomini di scorta. Dopo tutto questo, Totorina aveva superato ogni limite, ma aveva superato non solo un limite, ovviamente per le persone comuni, ma anche per coloro che collaboravano con lui e che lo temevano. È arrivato il punto che le persone si iniziano a pentire. Persone che fino a poco tempo fa erano rimaste al suo fianco, nonostante questa carneficina e questa sconsiderata macchina schiaccia persone, Leonardo Messina, Giuseppe Marchese, Balduccio Di Maggio e Gaspare Mutolo, che aveva conosciuto durante la sua seconda detenzione, decidono di collaborare. Il grosso degli arresti ci fu grazie a Tommaso Buscetta, che era uno dei rappresentanti della mafia negli Stati Uniti, che poi si era trasferito in Brasile e che comunque conosceva a perfezione la struttura mafiosa, ma in particolare anche grazie a Totuccio Contorno, che fu assecondato anche da Tommaso Buscetta a pentirsi, che completò il quadro mancante di Tommaso Buscetta, che nonostante conoscesse la struttura non conosceva determinati dettagli. E fu così che 127 persone finirono nel maxi processo, le organizzazioni mafiose vennero decimate e pian piano sempre più persone all'interno si pentivano, anche per dissociarsi da quello che era quel mostro sanguinario di Riina e di quelli che ancora gli andavano dietro, nonostante persone che si stavano per pentire venivano uccise o gli veniva uccisa la famiglia, pian piano aumentavano sempre di più, perché Totò Riina durante la latitanza continuava a far uccidere ulteriormente i pentiti o presunti tali. Il caso fu proprio Buscetta che, nonostante stesse lì a raccontare, Totò Riina gli fece ammazzare mezza famiglia. Lui a quel punto ebbe anche un momento in cui smise, per poi riprendere successivamente. Comunque, fortunatamente si chiude questa vicenda grazie a Balduccio Di Maggio, che fa sì che Totò Riina venga arrestato. La cosa curiosa è che Totò Riina stava ancora a Palermo in una villa all'interno della città visibilissima e grande, e non veniva ancora arrestato se non fosse stato per Balduccio Di Maggio, e solo nel 95 viene trasferito nel carcere di massima sicurezza della Sinara e soggetto ovviamente a carcere duro. Una delle cose più controverse è il famoso patto Stato-mafia, dove Totò Riina col papello, era una sorta di foglio dove lui aveva scritto tutta una serie di condizioni, che venissero gestiti meglio i carceri duri, che non ci fosse, che l'ergastolo venisse abolito, tutte delle cose tra virgolette assurde per uno stato normale, ma che si dice siano state discusse con esponenti dello stato. La cosa importante è che lo hanno fatto stare al 41 bis per tutta la sua prigionia, ha avuto comunque diversi problemi di salute, interventi al cuore eccetera, ha fatto anche 4 figli, 2 femmine e 2 maschi, e i 2 maschi, uno è stato condannato per diversi omicidi, l'altro comunque ha fatto avanti e indietro nel carcere per associazione mafiosa. Nel 2017 è morto, però la figura di Totò Riina è stata una delle figure più crudeli, più preoccupanti che c'è stata in Italia. È stata quella mafia, quella criminalità che non solo faceva i suoi affari sporchi, ma uccideva pubblicamente chiunque si metteva in mezzo a questi affari, e lo faceva per far capire che nessuno si poteva opporre, né tra le istituzioni, né tra le altre associazioni criminali, né tantomeno tra le persone comuni. Questo ha fatto sì che comunque il suo regno di terrore sia durato tanti anni, fino a che a un certo punto non c'è stato proprio il disappunto anche da parte degli stessi criminali che gli stavano al suo fianco. E questa la dice lunga, il boss dei boss che muore in carcere, come tutti quanti i criminali che vengono beccati e che prima si pensavano imprendibili. Detto questo, se vi interessano altri video sulla criminalità, su personaggi criminali, ma anche su personaggi che hanno fatto la differenza contro la criminalità, scrivetemelo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!